Ragazzuoli, in questo video andremo insieme ad aprire la mia primissima Super Magical Chest. Ne aprirò anche altre in futuro, quindi mi raccomando, iscrivetevi. Vi ringrazio per aver superato i 5.000 mi piace nel video precedente. Si tratta del video in cui la mia ragazza mi regala 100 euro di gemme su Clash Royale. Se volete vederlo, vi lascio il link in descrizione. Ed ora finalmente godiamoci questo nuovo video. Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e qui è Francesca. Benvenuti in questo nuovo video di Clash Royale. Oggi finalmente, come promesso, ci andremo ad aprire la Super Magical Chest o baule super magico, così detto in italiano. Per questo video ragazzi, mi raccomando, proviamo a superare almeno i 3500 mi piace e in un prossimo video apriremo altre due Super Magical Chest, però costeranno di più perché voglio passare almeno all'arena 3 in modo tale da avere poi carte molto molto più forti. Io ragazzi per ora voglio comunque aprirne una, visto che io ve l'avevo promesso, e voglio mantenere assolutamente le mie promesse. Io ho letto tutti i commenti nel video precedente, avete fatto complimenti a Francesca per il suo regalo, avete fatto complimenti a noi come coppia, quindi vi ringraziamo un botto. Se non sapete di cosa stiamo parlando, vi lasciamo il link in descrizione del video in cui Francesca mi ha regalato addirittura 100 euro di gemme qua su Clash Royale. Le vedete in alto a destra, mancano 400 gemme perché ci siamo andati ad aprire un baule magico. Adesso ci siamo persi un po', già troppo in chiacchiere effettivamente, quindi la prima cosa che faremo è non aprire il baule super magico. Non è che possiamo subito diradare tutta l'atmosfera, ma ci andiamo ad aprire tutti questi bauli che io ho sempre considerato essere più o meno inutili, ma che in tanti mi hanno detto... A me da quello comune mi sono uscite alcune carte rare. Ecco, delle rare. E qualcuno, ecco, come ad esempio con la lapide, non appena l'hai detto, ecco, appunto l'abbiamo trovata. E tanti ci avete detto che avete trovato anche carte epiche. E una persona, ragazzi, io non so se credergli, mi ha detto che tramite una di queste casse è riuscita a trovare una delle carte leggendarie. No. Cioè, non so come sia mi è stato detto. Io non so se crederci o meno. Ancora, dai, ottimo. Quindi, raga, non ci lamentiamo. Andiamo ad aprire, boom, eccola qua. Un altro baule, un po' di oro che non fa male. Ragazzi, l'oro, mi sono reso conto che incomincia a diventare fondamentale. Frecce, vabbè, sono sempre utili. Perché io, ragazzi, le sto utilizzando parecchio, le frecce. Oro 97, ecco che già incomincia ad essere di più. Scheletrini, sgherri, arcieri che non uso più da un bordello di tempo. E poi sfera infuocata. Ragazzi, secondo voi, scrivetemelo nei commenti, è meglio utilizzare la sfera infuocata o le frecce? So che la sfera infuocata fa più danno, potrei anche potenziarla. Io uso la sfera. E infatti, raga, è fortissima. Solo che le frecce costano di meno. Sì, se non sbaglio. Però ecco, per un elisir, però queste qua fanno un danno ad aria maggiore. È anche importante sta cosa, la sfera colpisce un'area più ristretta. Allora, procediamo con questo chest opening. Bombarolo che mi è utile, cavaliere che non utilizzo, scheletri che non utilizzo, e l'ultima, capanna dei goblin. Due, addirittura due. Ragazzi, la capanna dei goblin l'ho amata, la sto amando perché la utilizzo spesso. Forza. Allora, 70 di oro, abbiamo già superato i 1000 di oro che non c'eravamo prima. Goblin lancieri li utilizzo parecchio. Poi ne parliamo meglio anche dopo. Goblin, vabbè, cavaliere che potrei potenziarlo, ma per il momento non mi piace tanto. E ancora capanna goblin. Dai, ottimo, ottimo. Allora, ultimo baule prima della Super Magical Chest, ragazzi. Vai, boom. Vediamo un po' cosa troviamo qui all'interno. Un po' di oro che non fa mai male. Gemme, qualche gemmina non ci dispiace. Scheletri, va bene. Dai, sgherri, ragazzi, parlatemi degli sgherri. Sono utili? Li devo utilizzare? Io li ho usati per un periodo. Io so che sono forti quando sono tre sgherri, quindi l'orda, che però devo sbloccare successivamente. Poi sfera infuocata, mamma mia, mi esce sempre. E poi frecce comune, ma perché? Dai, 11. Vabbè, non male, ma poteva andare molto meglio. Tra l'altro, dai, lo andiamo ad aprire subito. Prima però volevo farvi vedere un po' di trofei che ho sbloccato qui, anzi gli obiettivi. Quindi mi vado a prendere un po' di gemmine. Ad esempio, ecco qua, il guardare il replay, quindi roba base. E poi unirmi a un clan che mi dà addirittura 100 gemme. Quindi boom, stiamo risalendo un bel po' le gemme. Manca una carta per sbloccare anche altre. Cosa? Di cosa parli? Aspetta, fammi vedere. Credo che quello a cui tu ti riferisca sia il fatto che collezionando un'altra carta potrei, ecco, ottenere il raccoglitore. E ci sta. Quindi, ragazzi, finalmente ci siamo. Siete pronti? Proviamo a superare i 3500 mi piace ed è una promessa, avrete a breve un nuovo video in cui apriremo due Super Magical Chest in un'arena che sia almeno la 3, quindi per incominciare a trovare roba importante. Finalmente ci siamo, ragazzi, gasiamoci al massimo, quindi
8 epiche, almeno 48 rare e 243 carte con oro da 1620 a 2025. Francesca, guarda questo baule super magico come se fosse il suo. Perché appunto, come tutti sapete, ormai Francesca anche lei gioca a Clash Royale. Ci siamo, sei pronta? Sì. Vai, fai il countdown. 3, 2, 1... Boom! Ci siamo! Mamma mia, raga, che emozione! Allora, 2000 di oro, non è tantissimo. Oh, forse sì. Sì, che è tantissimo. Nel mio caso sì, nel mio caso sì. No, vabbè, pensavo potesse tenerli di più. Mongolfiera! No, Mongolfiera! Mongolfiera! Sbloccato, vai, vai, vai! Vediamo un po'. Ancora il principe, mamma mia! No, io non l'ho. Mamma mia, ragazzi, mi sto gasando. Vai, vai, vai! Proviamo a trovare una... Il fulmine! Mamma mia, ho trovato anche il fulmine! Vabbè, è vero che mi dà 8 epiche, però, raga, io vedo sta roba, mi caso ancora. La strega! Ho trovato anche la strega, posso anche potenziarla! Guarda Francesca che faccia che fa! Dai, ragazzi, ma mamma mia, quanto male. Mi caso! Ma come non male? Dai! Boom, vediamo un po'. E vabbè, c'è 86 scherri! Ma no, raga, ma perché? C'è tutto 86 scherri, ma che è una presa in giro? Dai! Scheletro gigante! Mamma mia, raga, ho trovato tutte le epiche che non avevo, ragazzi. Quasi tutte. E poi il mini pack. 49 mini pack! No, raga, 49 mini pack. Ragazzi, io sono leggermente scioccato da quello che ho visto. Potenziamo. Ecco, spendiamo tutto l'oro che abbiamo ottenuto. Allora, abbiamo ottenuto, vediamo un po', lo scheletro gigante, la mongolfiera, questo qui l'ho trovato in precedenza, la lapide, fulmine. Poi, ecco, la torre bombardiera, come cavolo si chiama, il fulmine, ragazzi, e poi la strega, addirittura 400 per andare avanti. Allora, ragazzi, qua è arrivato finalmente il momento in cui dovete entrare in gioco voi. Consigliatemi assolutamente quali di queste epiche aggiungere al mio deck e soprattutto quale carta togliere per mettere appunto una di queste epiche. Io mi vado a potenziare il principe, ragazzi, sicuro, perché mi ci trovo benissimo. Il danno aumenta parecchio, quindi boom, guardalo come va appunto. Voglio potenziarlo anche io il principe. Dai, dai, raga, compriamo le gemme anche a Francesca, forza. Facciamo, le compreremo. Una colletta, dai, dai, ci sta, tipo le donazioni. No, vabbè, sta roba no. Poi, ragazzi, mi vado a potenziare il mini pack perché lo utilizzo tantissimo. Guarda il danno quanto aumenta, 36. Ma lo potrei potenziare più volte, secondo me. Sì, adesso. Sicuramente sì. Vediamo, 400 è tanto, cavolo. Dai, il mini pack al 4 me lo porto. O forse no, ragazzi, perché qualcuno di voi mi ha detto di cambiarlo. Facciamo così. Io per ora non so se potenziarlo. Deciderò in seguito. Poi, magari, tramite i vostri consigli, vedrò se farlo o meno. Quindi, ragazzi, io per il momento voglio fare anche un attacco. Vi faccio vedere che sono a 590. Di coppe. Dai, sbloccato tutte le carte. Tutte le carte epiche che potevo. Sì, tutte. Sì, ho tutte le carte epiche. Ma il drago ce l'hai? Il drago? Non lo so, mi sa di non averlo. No, ragazzi, qui non ce le ho tutte. No, che peccato. Il drago, tra l'altro, raga, lo trovano praticamente tutti tranne me. Io non ce l'ho. E infatti, vabbè, allora tutti tranne Francesca e me. Quindi, ragazzi, a questo punto, ma mettiamo anche qualche carta. Sì, così la proviamo. Ho tolto, come vedete, la Valchiria, perché me l'avete detto tutti. Cioè, praticamente tutti. Direi di inserire per provarlo. Poi, ragazzi, se non ci piace, lo togliamo. Sì, che cavolo ci frega. Potrei provare a sostituirlo, che ne so, con il bombarolo, ma. Quindi, ragazzi, questo sarà un deck temporaneo, giusto per provare le nuove carte. Così come ad esempio appunto la strega che volevo mettere, però non sono convintissimo. Consuma 5. Mettiamola, che ne so, al posto del pack. Va, ragazzi, devo provare. Voglio solo provare. Lo so, hai ragione. E poi ci andiamo a mettere anche il barile goblin. Va, sto stravolgendo il mazzo in maniera totalmente incredibile. Ma voglio appunto provare con voi appunto quelle che sono le migliorie. Al posto delle frecce, perché attacchiamo dall'alto. Quindi, raga, andiamo. Vediamo quello che ci ritroviamo ad affrontare. Spero qualcuno di non troppo forte, altrimenti ci distrugge. Shift, vabbè, ha un codice a barre come nome. Allora, ragazzi, potrei provare già a lanciare. Vediamo un po' che effetto fa il barile goblin. Credo che non toglierà tantissima vita. Vedi? Ah, ma hai capito che cavolo fa? E poi lancia in mamma mia, ma è assurdo! Mi ha scioccato, ecco, infatti ero talmente scioccato che non vedevo nemmeno che ero attaccato da mille nemici in questa zona. Dai, dai, copriamoci e lanciamo anche un po' tutti gli scheletrini per coprire sta zona. Mi stanno già per distruggere quasi una delle torri, ma proprio perché quella cosa mi ha distratto in una maniera incredibile. Dai che stanno dando addosso al principe. Proviamo a lanciare anche lo scheletro gigante, devo vedere cosa fa. Perché, ragazzi, so che potrebbe essere un deck davvero improponibile questo, però... Ecco, guarda il bombarolo contro lo scheletro gigante che lancia le bombe, può fare poco, secondo me. Tipo,
figlio contro padre. Ecco, è pur vero. È resistente abbastanza, ma cos'è che attacca direttamente gli edifici? Ma gli ha dato una testata incredibile. Sì. Questa zona lanciamo il gigante e poi la proviamo a lanciare il principe, che va appunto dove direttamente. Lanciare il principe lì e il gigante. Su questo però hai ragione, hai ragione. Vabbè, raga, ci sono momenti in cui vado un attimino in difficoltà perché non so gestire appieno alcuni attacchi ancora, perché devo migliorare. Che cavolo ho fatto? Vabbè, però abbiamo vinto. Ragazzi, con un deck che non avevo mai utilizzato in vita mia e soprattutto abbiamo sperimentato e compreso quali sono le cose fondamentali. Potremmo provare ad aprire anche un'altra, però per il momento, ragazzi, voglio seguire il vostro consiglio. Quando possibile risparmiamo delle gemme, perché è molto meglio utilizzarle per i bauli super magici quando saremo ad arene superiori. Quindi io mi auguro che questo video vi sia piaciuto. Dovrò tornare assolutamente al mio deck precedente, quindi mi raccomando, spolliciate, proviamo a superare i 3500 mi piace. Noi vi salutiamo e alla prossima. Ciao.